Vecchio a Camerano, a pochi metri dall'IKEA. A prendere fuoco, per cause ancora in fase di accertamento, tre moto che si trovavano all'interno. Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Soccorse dalla Croce Gialla cinque persone lievemente intossicate dal fumo. Tre sono state trasportate per accertamenti all'ospedale di Torrette, due all'ospedale di Osimo. Sentito il forte odore di bruciato, i residenti della zona sono usciti in strada. Sentivano dei rumori strani, tipo piccoli scoppi, poi a un certo punto, uscendo di casa, ho visto del fumo e sentivo anche un odore acre. E, piano piano ho fatto un giro intorno a casa, ho visto che il fumo proveniva da questa zona e quindi, avvicinandomi un po' di più, già ho visto che le fiamme uscivano da un garage che diciamo, è adiacente a questa casa. Abbiamo fatto un giro del quartiere per vedere le case adiacenti, se nelle case c'era qualcuno che era magari non si era accorto di questa cosa, e abbiamo suonato un po' i campanelli per farli uscire. Sì, insieme al personale dell'ambulanza, insieme al personale dei carabinieri e anche alla polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti con 5 automezzi e 13 uomini, hanno spento le fiamme confinandole al solo garage, successivamente hanno messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno danneggiato leggermente l'abitazione confinante.